Ciao spiriti curiosi! Ebbene sì, sono già tornata con un nuovo video. Sapete che funziona un po' così su YouTube, ci sono periodi in cui non giro per tanto tempo e altri in cui ho voglia di farlo e quindi arrivo subito con un video dopo l'altro. D'altra parte, almeno qui non voglio né sforzarmi né autolimitarmi, quindi prendetela un po' così, di video ce ne sono quando mi escono. Il video di oggi nasce da un'idea molto classica su YouTube. Io non sono una YouTuber vera, tra virgolette, però ho voglia di provare a fare anch'io un tag che mi diverte molto quando è fatto bene, con dei buoni contenuti, a tema i preferiti del mese. Ma visto che io mi occupo di un tema molto specifico, che è quello della spiritualità, i miei saranno i preferiti spirituali del mese. Ci tengo a far uscire questo video adesso, all'inizio di questa settimana, perché si avvicina la festa dei Santi e dei Morti e penso che alcuni spunti potrebbero essere interessanti anche in relazione a questo weekend che viene. Allora, comincio con il tema viaggi, cioè quali sono stati i luoghi che nel mese di ottobre hanno mosso in modo particolare il mio afflato spirituale. Ce ne sono stati ben due perché durante questo mese ho viaggiato nel mio piccolo, ho guidato un ritiro in Friuli e il Friuli, in modo particolare la Laguna di Grado, è proprio il primo luogo spirituale che voglio proporvi. La laguna con i suoi silenzi, con la sua atmosfera calma, statica, un po' stagnante anche, è un luogo perfetto per far sedimentare le emozioni e lasciare affiorare qualche cosa che sta sotto, qualche cosa di più profondo, in questi grandi silenzi salini. Io quando vado lì di solito alloggio in un hotel sulla laguna che si chiama Le Oche Selvatiche, che è un luogo veramente speciale, ma sta chiudendo, quindi non vi consiglio questo posto in particolare, però vi consiglio di tenere presente Grado come luogo di ritiro, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui non c'è turismo, quindi la bassa stagione concilia moltissimo il raccoglimento. Secondo luogo spirituale che voglio suggerirvi è la Valmasino, o Valmasino, no, penso che si dica Valmasino. Non so se anche voi abitate in Lombardia, ma quello è un luogo veramente magico in cui io sono stata in occasione del mio compleanno, proprio questo fine settimana. Devo dire che i colori autunnali che ho trovato e questo mix tra l'acqua fresca, uno scenario, un paesaggio meraviglioso e anche lì una relativa quiete perché non c'erano molte persone, sono stati veramente degli ingredienti unici per rendere il mio fine settimana davvero spirituale. Concludo con il capitolo luoghi, indicandovi un luogo in cui non sono ancora andata, ma in cui andrò sicuramente proprio nel fine settimana, proprio per respirare l'atmosfera della festa dei Santi e dei Morti, che è il Cimitero Monumentale di Milano. Andate a visitarlo se non ci siete mai stati, o visitate un cimitero monumentale nei dintorni del luogo in cui voi vivete. Penso che sia importante imparare a frequentare senza paura e senza superstizione questi luoghi, che hanno un'energia molto particolare, che vale la pena di, incontrare ogni tanto, a prescindere dal proprio credo. E a proposito di cimiteri, passiamo al reparto musica perché vorrei consigliarvi come musica spirituale del mese Monumentale, una canzone dei Baustelle che amo tantissimo e che affronta un tabù forte, che è appunto quello di andare a visitare i cimiteri. È una canzone molto bella, leggera, ma allo stesso tempo carica di significato. Io vi consiglio di sentire, io l'ascolterò sicuramente perché per me questo è il suo periodo dell'anno. Passiamo adesso alla sezione libri. In realtà io durante il mese di settembre e ottobre ho accumulato molti libri, alcuni dei quali mi sono stati spediti, che però non ho ancora avuto modo di leggere, quindi sono un po' in ritardo con la mia tabella di marcia sulla lettura e non voglio consigliarvi libri che non abbia letto. Però ve ne consiglio uno che non si può propriamente leggere, ma è un libro che io ho acquistato e che tengo sul comodino e che apro la sera prima di dormire. In realtà mi piacerebbe tantissimo leggerlo dall'inizio alla fine, ma la vedo molto improbabile come cosa. Di che cosa si tratta? Si tratta di Avesta.
Che cosa sono queste scritture che sono contenute qui dentro e che prendono il nome di Avesta? Sono dei testi iranici, quindi provengono dal mondo dell'Iran, e sono le scritture di un'antichissima religione che onora questa divinità monoteista che si chiama Ahura Mazda, il signore letteralmente che crea con il pensiero. Questi sono i testi che, secondo un'altra tradizione, sarebbero stati dettati dal profeta Zarathustra ai suoi discepoli. Da un punto di vista filologico ho capito che la questione è molto complessa perché c'è un nucleo antico di testi a cui poi si sono sommati nella storia degli inni e vari altri materiali posteriori. Ma la primissima stesura in teoria dovrebbe risalire al X secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando di testi veramente antichissimi. Ora, perché mi sono procurata la Vesta? Perché secondo me disponiamo di una traduzione appunto in italiano a cura di Arnaldo Alberti. Come si fa a non avere questi testi, a non prendere contatto nella propria vita con una sacra scrittura così antica, con una vicenda così complessa e di cotanto fascino? Quindi ecco, io vi suggerisco, insomma, di regalarvi le parole del Signore che crea con il pensiero. Se avete un interesse per la spiritualità, sono veramente irresistibili. Un preferito spirituale un pochino più accessibile in realtà è l'autobiografia di Gandhi, La mia vita per la libertà, che io ho studiato con grande passione per un percorso sulla non violenza che sto guidando sulla mia piattaforma online di ricerca spirituale. Quello è un testo invece che si può leggere, che si deve leggere dall'inizio alla fine e che contiene tantissime perle che vi suggerisco di non perdervi. Poi passiamo alla sostanza spirituale preferita del mese di ottobre. Per me è stata sicuramente il ghee, ho già avuto modo di parlarne in un video relativo all'autunno, ma mi sono ritrovata con questa sorpresa sulle labbra ed è stata da un certo punto di vista una sfida interessante perché ho provato a curare questa situazione grazie alla Ayurveda, con la Ayurveda, quindi mi sono da questo punto di vista messa alla prova. Sapete che io sto studiando per diventare tecnico Ayurveda e devo dire che sono riuscita ad ottenere degli ottimi risultati. All'inizio ho pasticciato mescolando una polvere di erbe con questo burro chiarificato che si chiama ghee, poi ho deciso di proseguire solo con lui, solo con il ghee puro, e ho ottenuto un risultato molto molto soddisfacente. Quindi la mia sostanza del mese di ottobre è il ghee. E veniamo adesso alla sezione che, non so, potrei definirla cadeau, o meglio ancora, autocadeau, facciamo così. L'autocadeau che mi sono fatta questo mese, cadeau spirituale, è questo. Era da tempo che desideravo acquistarle e sono le carte dell'oracolo Lenormand. Io non conosco queste carte per ora, ma comincerò a prendere confidenza. Io di solito, quando mi approccio a nuovi mazzi, a nuove carte, ma in generale a nuovi contenuti spirituali, lascio che ci sia prima tutta una fase di scoperta attraverso la mia semplice deduzione, quindi guardando quello che queste carte mi suggeriscono, cerco di capire da sola come che cosa può esserci contenuto qui dentro. Non so, ve ne faccio vedere una a caso. Ah, ecco, ottima, è uscita la tomba. Vabbè, oramai questo canale YouTube mi fa ridere perché sembra veramente che stia prendendo una piega strana, ma insomma, la volpe, vi faccio vedere la volpe. Ecco qua. E quindi prima c'è un momento in cui cerco di capire da sola se riesco a cavarmela, poi ovviamente la risposta è no e comunque anche se riesco a cavarmela desidero approfondire, quindi può essere che a breve cerchi di informarmi per capire se esistono dei corsi che permettono di avvicinarsi a queste carte che mi affascinano molto, desidero capire di più. Io non sono una lettrice di tarocchi, però li studio da tanto tempo, non è la mia principale attività di ricerca, li tengo sempre lì e continuo a riprenderli. Questi non sono tarocchi, sono un oracolo, però ho una passione per le carte e per l'iconografia che
mi arriva già dai tempi in realtà dell'università, quando mi occupavo di iconografia su ambiti completamente diversi, e adesso questa passione di fatto si traduce proprio nella curiosità nei confronti degli strumenti di divinazione, anche se non so se sia appropriato dire così. E completiamo invece con la sezione cadeau in senso stretto, cioè dei regali che mi sono stati fatti, un regalo che mi è stato fatto. Marla, un'astrologa che ha una bellissima pagina Instagram che vi segnalo poi nell'info box, mi ha spedito per una collaborazione la lettura del mio tema natale. Vi faccio vedere la bellezza anche dell'impostazione, la cura, la scelta di queste carte molto profumate e curate, che contengono appunto la lettura del mio cielo, la lettura del mio tema natale, cioè che cosa diceva il cielo al momento della mia nascita. E devo dire che è stato veramente bellissimo leggere. Io sono Scorpione, ascendente Scorpione, ho la luna in Pesci, e ho scoperto, grazie a questa lettura del tema natale che Marla ha fatto, davvero una forte corrispondenza tra questa rappresentazione del mio cielo e il modo in cui la mia vita poi si è sviluppata, i miei tratti caratteriali e anche le mie inclinazioni, le mie passioni. In effetti sembrano proprio scritte nelle stelle queste cose. Devo dire che è stato molto emozionante leggere queste pagine di Marla, anche perché mi hanno aiutato a portare l'attenzione su alcuni aspetti del mio carattere che di solito non sono portata a considerare salienti o importanti, no? Cioè ci sono delle questioni personali, degli aspetti caratteriali su cui continuiamo a riposizionare la nostra attenzione, che rappresentano forse un po' la parte più nota di noi, l'emerso, e mi è piaciuto soprattutto notare che qui dentro c'è anche tutta una descrizione di parti su cui io non porto così spesso l'attenzione, ma che evidentemente forse meritano di essere considerate e che in qualche modo trovano un riflesso in questa rappresentazione del cielo al momento della mia nascita. Ecco, questo tema natale è diviso in varie sezioni. C'è una sezione per esempio dedicata al progetto del sole, una sezione dedicata alla luna e alla tematica dell'affettività, su cui appunto Marla ha portato l'attenzione, un'altra dedicata alla sfida, alle sfide e alle risorse che sono associate al mio tema natale. Guardate, vi faccio vedere anche la bellezza e la chiarezza di questa rappresentazione. E niente, ho pensato di segnalarvelo non solo per ringraziare Marla, ma anche perché il Natale è vicino e non vi nego che io ho una mezza idea di regalarlo a un paio di persone a cui potrebbe interessare. E completerei questo video con il mio film spirituale preferito del mese, anche se devo essere onesta, probabilmente l'ho visto a fine settembre, ma facciamo finta che è il mio preferito di ottobre, ed è Vampire di Dreyer, un film che ho visto alla Cineteca Oberdan qui a Milano, ma che secondo me trovate, avete modo di vedere anche in streaming in qualche modo. Quella potrebbe essere una visione perfetta per il fine settimana, non solo perché è adeguatissimo all'atmosfera e all'ambiente delle giornate appunto di fine ottobre. Io non vi nego che, per quanto riconosca che effettivamente Halloween sia una festa anche un po' ingenua sotto certi aspetti, per come viene vissuta e proposta qui, a me piace tantissimo quell'atmosfera lì e me la voglio proprio godere, voglio arrivare gustandomela minuto dopo minuto. Comunque, quello è anche un bel film da vedere in assoluto, che tocca tematiche che comunque hanno a che fare con la spiritualità e la relazione con l'invisibile, la relazione con la morte. Quindi quello direi che potrebbe essere un ultimo preferito del mese e un consiglio
per voi e per il vostro fine settimana. Spero che questo video, nella sua assoluta leggerezza, vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Seguite la mia pagina se volete incoraggiarmi, venite a trovarmi sia su Instagram, dove sono spazio-celeste, sia soprattutto nel mio mondo virtuale che si chiama www.spazioceleste.it. Praticate la spiritualità con me. Questo è tutto, vi mando un bacio, a presto!